hanno a Caianello e così. Praticamente loro hanno un'azienda agricola a 360 gradi, da frutta, verdura, macellazione, e hanno la macelleria in casa loro, e producono e allevano anche vecchi carni che appartengono a noi. Il famoso, hanno anche le papere, i conigli, le galline, poi hanno anche le carni ovine, suine, ovine, e tra l'eccellenza il maiale nero casertano, il famoso maiale con i coli scioccagli che una volta vedevamo ovunque, che era sparito, e grazie alla passione di tantissimi contadini come lui, grazie alla forza, alla volontà di poterlo recuperare, sta tornando prepotentemente sul mercato. E Giuseppe D'Andrea è uno dei più grossi produttori in qualità del maialino, famoso maialino nero casertano. Noi abbiamo assaggiato a casa della famiglia Pozzolino la porchetta di maiale nero quest'estate e abbiamo visto la bontà. Loro stanno attenti a non fare produzione no OGM, no conservanti, sono attentissimi a non fare una politica aggressiva sui prodotti che fanno. Quindi per noi è stato un onore, un piacere poterli premiare, perché è importante anche premiare queste piccole realtà che forse non hanno una visibilità internazionale, però fanno parte del nostro territorio. Prima dicevo proprio a Di Lunardo, molte volte noi conosciamo, per dirti, il Vesuvio, perché è famosissimo, poi la montagna che sta di fronte a casa nostra non la conosciamo. Quindi poter far conoscere anche queste, come Orazio prima, della nostra terra, è molto molto importante. Quindi questo è per quanto riguarda Giuseppe D'Andrea. Adesso presento la famiglia Pozzolino, che ha vinto quest'anno il premio. L'anno scorso erano donatori di prodotto, quest'anno loro fanno quel famosissimo pomodorino che si chiama del Pienno, lo unico, che si chiama con la zeppola a Nanza. E credo che sia Cristina che dovrà avere la parola, e la faccio venire qua. Grazie.